Buonasera e bentrovati al Focus di TV Centro Marche. Questa sera parliamo di un personaggio marchigiano molto noto, un calciatore molto noto, certo per la sua brillante carriera, sia da giocatore che poi anche da allenatore, ma soprattutto per aver dato il nome alla parte finale delle partite. Ci riferiamo naturalmente a Renato Cesarini con la famosa zona Cesarini, e quindi insieme a me in studio lo vedete, c'è tornato a trovare il giornalista e storyteller Luca Pagliari. Ben Ciao trovato, Fabio, Luca. ciao Ben Fabio, un saluto a trovato. tutti. E allora, Renato Cesarini, nato nella frazione senigalliese di Montignano, anzi per la verità al Castellaro. Frazione Castellaro, Castellaro. Castellaro. 1906, aprile 1906, e poi emigrato in Argentina con la sua famiglia ad appena 9 mesi. Una vita molto, molto, insomma, avventurosa. Sì, E noi ve la proprio. racconteremo perché sulla vita e sulla storia di Renato Cesarini, Luca Pagliari ha realizzato uno spettacolo teatrale che si chiama Zona Cesarini, il calcio e la vita, che andrà in scena, sarà rappresentato giovedì prossimo, 11 aprile, al Teatro La Fenice di Senigallia. 11 Compleanno di Renato Cesarini. aprile, quindi, che verrà celebrato in quella che è la sua città, Cesarini, italo-argentino, perché come dicevamo a 9 mesi poi è emigrato oltreoceano. Insomma, la vogliamo raccontare innanzitutto. Grazie per essere con noi ancora una volta, perché insomma Grazie, ormai. grazie a voi, grazie a voi. Sono quelle storie, Fabio, che capitano per caso. Perché fu l'assessore alla cultura di Senigallia al tempo, che era Alfio Albani, che una sera passeggiando, sera d'inverno, passeggiando per il lungomare, mi disse: "Perché non ti occupi, Luca, di un personaggio senigallese?" E lui, quando tirò fuori questo nome Cesarini, io pensai allo scenografo, perché il famoso Cesarini da Cesarini da Senigallia, Senigallia. però non era scattata quella passione. Lui disse: "No, quello della zona." E già lì è successo un qualcosa di strano, perché mi sono reso conto che è una delle poche persone rimaste, una persona rimasta prigioniera di un neologismo, cioè che è uno spazio temporale ristretto in cui accade qualcosa. Quindi lui non è mai stato Renato Cesarini, c'è la zona Cesarini. Sempre stato quello della zona. E da lì ho iniziato con la curiosità che insomma contraddistingue chi fa il lavoro nostro, e dopo pochissimo mi sono reso conto che non era una storia qualsiasi, era una storia incredibile, e lì è stata la fortuna proprio, perché se non fosse per quella serata non mi sarei mai addentrato dentro una storia che poi giorno dopo giorno, Fabio, ha sempre preso più i contorni di un romanzo scritto proprio dalla vita, con tutta una serie di cose veramente al limite del credibile. Tu, al di là di questo spettacolo teatrale, hai anche realizzato un libro su Cesarini, quindi hai approfondito molto questa ricerca. Allora, andiamo un pochino per step. Renato Cesarini, che parte da Montignano, quindi dalla sua città natale, ad appena 9 mesi alla volta dell'Argentina. La storia di tanti emigranti italiani, marchigiani, insomma, di tanti nostri nonni. Padre calzolaio, sposa Annetta Manoni d'Aostra, e è difficile sapere per quale motivo presero questa decisione. Di sicuro partivano le famiglie più giovani, partivano i più coraggiosi, rimanevano i vecchi in attesa di lettere che poi non arrivavano quasi mai. E quindi questa famiglia decide, con questo bambino piccolo, di cercare fortuna. Ma c'è un fatto importante, che è questo, e sono cose con cui fatichiamo a fare i conti oggi nel 2024. I biglietti allora erano di sola andata. Quindi, nel momento in cui tu partivi, già c'era un primo viaggio, Senigallia-Genova, che già di per sé era quasi insormontabile, trovarsi poi in quel porto che era grande 100 volte il Castellaro e Senigallia messi assieme, era già per quella famiglia sconvolgente. E da lì poi un mese di navigazione a bordo. Vediamola la nave con la quale Cesarini, appena nato, insomma, bambino di 9 mesi, parte, ecco questa qua.
era la nave che lo portava in Argentina e poi... Il Mendoza si chiamava, il Mendoza. E questa Mendoza. Invece, questa immagine che... Allora, il Mendoza, 14 nodi, un mese di navigazione, non c'era prima, seconda e terza classe, questa era la nave degli emigranti e basta, quindi c'era poco... da ridere, si viaggiava e si aspettava che passasse questo mese. Il primo alloggio, questi sono i conventillos erano delle case nella zona del porto dove arrivavano tutte queste persone vomitate veramente dal mondo su Buenos Aires, che era un luogo di speranza, e erano dei monolocali senza finestre, dove le famiglie si allocavano in attesa di un futuro migliore. Molte volte questa attesa durava per tutta la vita. Ed è lì, all'interno di questi conventillos, con questa corte e un gabinetto al centro per decine e decine di persone, è lì che il padre di Renato riprende a fare l'unica cosa che sa fare, il calzolaio. Quindi è cresciuto Renato Cesarini in uno di questi conventillos, Borgata Palermo. E invece Renato fa quello che a lui piace, soprattutto, ovvero giocare a calcio, quindi nelle giovanili di squadre argentine. Dove inizia? Allora, la cosa strana, poi più avanti vedremo anche la foto, lui prima di giocare al calcio, quando aveva 8-9 anni, è un uomo che non sarà mai prigioniero di nulla. La storia di Cesarini è a cavallo anche un po' con la filosofia per certi versi, quest'uomo è stato a suo modo un fine pensatore, e lui quando aveva 8-9 anni, Fabio, con questa sua sete di sapere, di conoscere, di vedere, esce di casa, si metteva agli angoli, negli incroci dove passavano le carrozze, faceva quattro capriole, un acrobata, e poi con questo ciuffo che già aveva il cappello chiedeva qualche moneta, se non che capita che transita in uno degli incroci principali di Buenos Aires un circo. Questa carovana vede questo bambino, il proprietario del circo scende dalla cassetta, quindi dalla carrozza, e dice: tu ragazzino, ti vuoi unire al circo? Vedo che sei bello atletico, che... E Cesarini ha detto di sì, quindi lui è andato a casa a 9-10 anni dicendo ai genitori: io vi saluto, me ne vado con il circo. Girando con il circo ha scoperto che in Argentina si viveva per un pezzo di pane, per il tango e per il pallone. E dove? E lì ha scoperto il pallone. Scopre il pallone, naturalmente diventa parte importante della sua vita, e nel 1930 riattraversa l'Atlantico per tornare nella terra natia, torna in Italia. Torna in Italia perché la Juventus lo acquista tramite tal Mumo Orsi, che aveva una faccia da topo, amava il pallone, giocava a violino, un'ala sinistra. Eccola qua, la sua Juve. Sì. E questo Mumo Orsi, famoso perché aveva un sinistro che era affilato come un rasoio e giocava con un asso infilato dentro il calzettone sinistro, dicendo: tanto prima o poi, se c'è bisogno, io l'asso me lo gioco. E Renato incomincia a giocare nella Juventus dal 30 al 35 e vince 5 scudetti. Sono i 5 anni, insomma, della Juve dei 5 scudetti, una Juve straordinaria. La Juve del quinquennio, che poi è stata superata solo poi dalla Juve più recente, che quanti ne ha vinti di fila? Forse uno? 9, 10, una cosa del genere, quindi incredibile quello che ha fatto poi la Juve qualche anno fa. E in questi 5 anni... Lui però non è uno dei tanti, lui è di quella squadra un po', ne rappresenta la fantasia, ma nello stesso tempo mai un passaggio di troppo, è nato per giocare a pallone, lui sa leggere, come dicono quelli che si intendono, sa leggere la partita, ma più che altro, Fabio, è un grande combattente, ma tu da lui ti aspetti quella famosa palla che mette il difensore col culo per terra e l'attaccante da solo davanti al portiere. Cioè, lo spiazza. Il colpo di genio, sì. Quello che poi in seguito è appartenuto a Platini, a tanti altri numeri 10 della Juventus, del Piano, insomma un'eredità importante. Assolutamente. E Cesarini veste anche la maglia azzurra e il 13 dicembre 1931 si gioca a Torino la partita tra Italia e Ungheria. E Cesarini, qua insomma veniamo proprio a quello che è il momento clou di questa storia, allo scoccare del 90esimo segna il gol del 3-2. Lì Luca inizia
tutta un'altra storia, insomma. Lì inizia la leggenda della zona Cesarini. Tra l'altro ai tempi non c'erano i fotografi, quindi io sono riuscito a recuperare quella che era una, che era un disegno con cui veniva Eccolo ricostruita. Qua. Ecco, lo possiamo tenere un attimo, grazie, perché così vi spiego bene. L'Italia c'è in palio la finale di quella che adesso è la Coppa, diciamo, l'Europeo. La semifinale, chi vince va in finale, l'Italia ha un risultato unico, la vittoria. Piove a dirotto, Torino 1-0 per l'Italia, gol di Orsi, 1-1 con il pareggio dell'Ungheria, primo tiro in porta che fanno 1-1. Nel secondo tempo l'Italia va nuovamente in vantaggio, ma i famosi magiari pareggiano, fanno il gol del 2-2. Al 90esimo, ed è qua la particolarità del gol, succede che c'è questa palla che spiove al limite dell'area, se la trova tra i piedi tal Costantino, detto Faele, alla destra della Roma. Cesarini vede che Costantino è appesantito dalla stanchezza, il fango, ma forse appesantito anche dalla responsabilità, perché è l'ultima palla, non c'era recupero al tempo. Lo stadio è in piedi, Cesarini dà una gomitata a Costantino, compagno di squadra, frazioni di secondo, lo vede titubante, gomitata, e finge di crossare sul palo opposto dove stava arrivando Mumu Orsi di gran carriera sulla sinistra, e invece col suo destro tira sul primo palo. E Ugivari, che era un portiere fantastico, dicevano che sapesse ipnotizzare gli attaccanti, e segna il gol del 3-2, palla in fondo alla rete e nasce la zona Cesarini. Però Fabio, vorrei aggiungere una cosa, la parte fantastica è arrivata dopo, perché Cesarini, e lì subentra il filosofo, disse che per lui dentro una partita di calcio, la partita di calcio è il riassunto di una vita intera, non si sa perché, è lo sport dove possiamo parlare ore, certe partite, in nessun altro sport puoi vincere o perdere giocando la stessa partita, nel calcio può accadere, tu puoi vincere 1-0 o perdere 1-0 quella partita, un ciuffo d'erba, il pallone capriccioso, un colpo di vento, quante partite sono decise da un unico episodio? Tante. E lui disse questa cosa, in una partita c'è una vita intera, e che io abbia segnato quel gol è irrilevante, per me la cosa importante, così come nella vita, è entrare dentro lo spogliatoio senza rimpianti, perché di rimpianti si muore. Quindi lui, a prescindere da aver segnato quel gol, era comunque felice perché era convinto di aver fatto tutto quello che andava fatto, e nessun compagno, attenzione, ha protestato per quello che lui ha fatto a Costantino, la gomitata e quanto altro. E questa logica lui se la porterà poi dietro per tutta la vita, quella di crederci sempre fino in fondo, che sono dei modi di dire, a volte anche un po' banali, ecco, lui, per lui era un modo di fare. E questa zona Cesarini, che è un po' appunto una parabola di vita, no? Appunto il non mollare mai, non soltanto nel calcio, e diventare decisivo proprio all'ultimo minuto, in extremis, al di là del calcio, la zona Cesarini, Luca, è diventata una parabola veramente di tutto questo. Sì, e io più mi avventuravo dentro le scoperte legate a questa storia, spulciando gli archivi di Tutto Sport, scomodando ex giocatori di quella Juventus, andando da buon'anima di Giampiero Boniperti in via Casteggio, che sai, no, lui poi ha scoperto che è stato un po', quando Cesarini allenava, non era proprio allineato con lui. Beh, Cesarini arrivava dai quartieri poveri di Buenos Aires e Boniperti era un po' l'emblema invece di una Juventus molto sabauda. La Juventus è nata in un liceo classico, quindi è nata al Zazzeglio di Torino, quindi seria per definizione, austera. E però ecco, diciamo che Cesarini all'interno di questa Juventus ha rappresentato, ecco, poi da calciatore una parentesi importantissima, da calciatore. Certo, poi senz'altro. Ci tornerà anche da allenatore. È anche vero che, insomma, la leggenda narra di un personaggio che fuori dal campo non faceva esattamente la vita dell'atleta, grande fumatore, frequentatore di night, insomma era uno abbastanza whisky, brillante. Whisky, fumo, donne, osservatori, ragazzini messi fuori da casa sua a cui la Juventus dava una lira affinché spiassero Cesarini, e lui puntualmente gliene dava due affinché potessero mantenere il silenzio.
per far imbestialire c'era questo barone Mazzonis che era la diretta emanazione della, non era neanche barone, però a lui piaceva farsi chiamare così, era la diretta emanazione della famiglia Agnelli, e lui per farlo impazzire girò per Torino per lungo periodo con una scimmia al guinzaglio. E quando Mazzonis lo chiamò, figuriamoci adesso, forse anche no, un giocatore che gira con una scimmia per Roma o per Milano o per Torino finirebbe sui giornali, figuratevi nel 1930, cioè era quasi uno scandalo, senza quasi. E quando Mazzonis lo convocò, lui disse: guardi barone, io ho studiato attentamente il regolamento della Juventus e non c'è assolutamente voce in cui si vieti di girare con una scimmia. Lo prendeva in giro e tutta la squadra rideva per questi suoi atteggiamenti. È un personaggio al quale sono legati tanti aneddoti, tantissimi. Un paio di significativi, Luca? Ma le scommesse genuine con Mu Morsi, che erano continuative, e il fatto che un giorno andò ad Agnelli dicendo che aveva aperto una tangheria che poi era un night e invitò Agnelli. Mazzonis rimase scandalizzato da questo, ma Cesarini... Di quale Agnelli parliamo? Stiamo parlando di Edoardo Agnelli, che era il papà, esatto, il papà di Gianni, morto oltretutto a bordo di un idrovolante proprio nel 35, nel 36, quando la Juventus... ci sono periodi in cui le cose muoiono, quindi muore la Juventus del quinquennio, muore Agnelli, muore Carlos Gardel, che era il tango finito dentro un vestito, era il mito di Cesarini. E di episodi ce ne sono tantissimi. Uno che io ho scoperto con il tempo essere terribile è quando lui si buttò dentro una piscina completamente vestito a una grande inaugurazione nel 1934, tutto vestito, tutta la Juventus acchittata, e lui si butta in piscina e scompare sul fondo. Si butta Combi, che era il portiere della Juventus, e altri due o tre per tirarlo fuori. E lui questo scherzo l'ha ripetuto con altri giocatori, anche quando allenava la Juventus, me lo raccontò anche, faccio un nome, Tino Castano, forse ti dice qualcosa a te, io andai a Torino da Tino Castano, e convinto, se no l'abbiamo salvato, parlando poi con Omar Sivori, mi diceva che Renato sapeva nuotare benissimo, era un grande nuotatore anzi, però lui piaceva dare quest'idea che stesse affogando, e scatenava un putiferio tutte le volte. Allora, ho sentito un nome da parte tua nelle giovanili del River Plate, quando torna in Argentina per fare l'allenatore, Renato Cesarini scopre un talento naturale, insomma, importante, dalla regia può partire il contributo, intanto ne sentiamo la voce. Ho preso mio padre quando avevo 3 anni, realmente lo consideravo così a Renato, e penso anche di essere stato un po' il figlio che lui non ha mai avuto. Tu hai detto una cosa vera che lui me l'ha detto qualche giorno prima di morire, che è stata quella che non poteva vivere senza parlare. Sì, Renato parlava, è vero, parlava molto. Alcuni in Argentina lo accusavano di parlare troppo, ma io penso che parla troppo quello che parla e non dice niente. Renato sempre ha detto qualcosa quando parlava. E allora era ovviamente Omar Sivori, Luca, col quale hai parlato naturalmente a lungo di questo personaggio di Renato Cesarini. Omar venne a Senigallia, io quando tutti mi dicevano devi parlare con Omar Sivori non riuscivo a capire, sono un padre e un figlio, dico, però uno fa di cognome Cesarini, l'altro Sivori. E vigliaccamente telefonavo in Argentina in orari strani, alle 5 del pomeriggio, sperando che non ci fosse, perché sapevo quanto fosse burbero, quanto odiasse le interviste banali, quanto fosse spigoloso. E quando poi sentii quel hola, chi habla, e parlai con Sivori, come feci il nome di Cesarini, si spalancò un mondo. E lui venne a Senigallia, doveva stare 5 giorni, è stato 2 settimane, e abbiamo parlato di tutto tranne che di Cesarini, perché abbiamo parlato dell'Argentina, della dittatura, di quanto fosse importante sua moglie. A un certo punto mi disse: guarda Luca, io ti affido Romina, il prossimo anno vorrei che Romina venisse un anno in Italia. Cosa strana, Romina è la nipote, figlia del figlio. E rimasi molto colpito, perché ci conoscevamo poco, ma era nato un qualcosa di particolare. Romina è venuta l'anno dopo, è stato un anno a casa mia. E la faccio brevissima, quando l'anniversario, i 100 anni cadevano nel 2006, 1906-2006, 100 anni di Cesarini, Omar è voluto venire nel 2004, nel febbraio del 2005 è morto, e mi ha chiamato Nestor, il figlio, per dirmi: abbiamo scoperto perché papà è voluto venire nel 2004, perché lui era l'unico, quello sì che è stato teatro, a
a sapere di avere pochi mesi di vita, non aveva detto niente a nessuno, ma per lui venire a Senigallia a vedere dove è nato quello che è stato suo padre di fatto, perché l'ha cresciuto, è stato fondamentale, è stato come chiudere veramente il cerchio, e l'ha fatto veramente in zona Cesarini, sul filo dell'ultimo respiro, dico, in teatro. E noi abbiamo una testimonianza diretta di Omar Sivo, rivediamola anche questa dalla regia. Ma tu mi hai chiamato, è stato come se tu bussassi una porta aperta, perché quando mi hai detto il motivo di questa manifestazione, alla memoria di chi, allora la mia risposta non poteva essere altra, perché sono stato legato nella mia vita tanto a quell'uomo. È stato l'uomo più importante nella mia vita come calciatore e uno dei più importanti anche nella mia vita privata. Omar Sivori con Luca Pagliari nel 2004. Tu, Luca, hai raccontato tante storie. Perché quella di Cesarini? È il destino, il caso. Se non fosse stata per quella passeggiata con Alfio Albani non ci avrei mai pensato, e mi sono sempre occupato più di storie recenti. E c'è una cosa, il libro che ho scritto, di cui vado fiero, per Bompiani, adesso è uscito con la prefazione di Federico Buffa, che ci ha tenuto tantissimo Federico, perché è nato un bellissimo rapporto d'amicizia, e sono quelle cose, io un libro così non lo scriverò mai più, e il destino, la beffa, che è stato il primo libro che ho scritto, quindi è un po' anche frustrante questo, perché non mi capisco, come disse Gigi Garanzini, vecchio giornalista, certo, quando stava a Radio 24, mi disse: Luca, una botta così capita una volta nella vita, di inciampare in una storia vergine come questa, sei il primo e l'ultimo, perché poi una volta che tu l'hai raccontata, gli altri arriveranno secondi. Abbiamo dato qualche anticipazione, giovedì prossimo, 11 aprile, dunque al Teatro La Fenice di Senigallia, Cesarini, il calcio, la vita. L'ultima cosa che ti chiedo, Luca, è perché venire a vedere questo lavoro teatrale? È una storia, è un romanzo scritto dalla vita, non è assolutamente una storia di calcio e per calciofili, o è una storia che, anzi, molto spesso, come anche il libro, piace più alle donne. È un romanzo scritto dalla vita, dove si intrecciano la povertà, l'emigrazione, il dolore, la morte, e soprattutto una storia incredibile di un padre, Renato Cesarini, e di un figlio, Omar Sivori. È una storia incredibile che ho scritto da orfano, perché l'ho dovuta fare dopo che Omar se n'è andato, ma era un impegno che oltretutto mi ero preso con lui. Lui mi disse: dobbiamo fare questa cosa, poi ahimè non c'è stato modo, quindi è anche una storia, è uno spettacolo pieno di rimpianti. Bene, Luca, io ti ringrazio moltissimo per essere tornato a trovarci, avremo modo di raccontare altre storie con te, ti ringrazio, allora ci vediamo giovedì prossimo in teatro. Grazie Fabio, grazie a tutti, vi aspetto. Grazie, e con il focus di TV Centromarche ci rivediamo invece la prossima settimana. Grazie e buon proseguimento con i programmi di TV Centromarche, arrivederci.